Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Grazie mille della linea, amici di Radio Bruno, qui all'interno dell'area Stile dal Royal Hotel Sanremo abbiamo Fiorella Mannoia. Buongiorno a tutti. Benvenuta. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Una canzone bellissima, intensa, sì. Una scrittura di Amara, questa giovane cantautrice che poi resa sul palco da te è stata pura magia. È una canzone potente, in realtà è una canzone che tocca delle corde sensibili, insomma è stata questa canzone che mi ha portato qui in realtà. Quando l'ho ascoltata a disco quasi chiuso, se l'avessi inserita nel disco forse non gli avrei dato, visto che ormai era tutto programmato come singolo Combattente, il disco si chiamava Combattente con il primo singolo già predisposto, il secondo... L'avrei inserita in un disco e non gli avrei dato, secondo me, il giusto peso che merita. E allora ho pensato che forse ci siamo guardati tutti, ho pensato che questa canzone è troppo potente per non isolarla dal resto e darle una platea come quella di Sanremo. Per cui siamo guardati, ci andiamo, andiamo. Ed è lei che mi ha portato qua. Così potente da proprio entrare in gara invece di essere un super ospite. Quindi... Sì, ero talmente convinta della bellezza di questa, non sono talmente convinta della bellezza di questa canzone che ho detto ci voglio andare in gara, perché questa canzone, insomma, se lo merita, mi sono messa da parte e ho valorizzato lei. E hai valorizzato naturalmente anche tutto il festival, perché tutti sono, alla fine quando vengono da noi, dicono onorati di partecipare a un festival che ha anche te nel cast. Grazie, grazie, ne sono, insomma, grazie, non so che dire. Parliamo invece, perché ti sei svelata molto, insomma, sulla stampa, del dietro le quinte, del terrore che le volte si vive, dei tacchi che insomma... Sì, come vedi, io normalmente non li porto, per cui sui tacchi non ci so camminare, però a volte certi abiti... per forza devi mettere dei tacchi, per cui non sto mai a mio agio, e questo era il problema dei vestiti. È stato il dilemma più grande, perché in realtà io lo so che cosa succede da casa, perché per tutti questi anni che cosa ho fatto? Quello che hanno fatto gli italiani, guardavi le cantanti, soprattutto le donne sono sottoposte a questa screening, no? E guardi, cioè, come si è vestita quella, ma quella chi l'ha vestita, quella stava bene, quella stava male. Per cui l'ansia dei vestiti è stata la prima che ho affrontato. Però poi, insomma, abbiamo deciso per un look sobrio, Antonio Grimaldi mi ha aiutato, e come sempre, perché ormai io lavoro sempre con lui, insomma, abbiamo cercato di tacchi alti, ma non troppo. Però possiamo dire che appena inizia a cantare non si guardano più i vestiti, si guarda Fiorella che riempie quel palco lì. Ecco, io volevo questo in realtà, abbiamo deciso un look, un abbigliamento sobrio, anche perché volevo che la gente si concentrasse sulla canzone e non su quello che hai addosso, per cui giacca, pantalone, elegante, non ti sbagli mai, non vai sul sicuro. Ed è giusto che la gente si concentri su quello che avevo da dire, che mi sembrava importante. A proposito di concentrazione, come la trovi? Perché noi ci immaginiamo un dietro le quinte molto rapido, veloce, bisogna mantenerla e poi salire sul palco. Purtroppo non è rapido. Dico purtroppo perché dietro è il patibolo praticamente, aspetti e quando tu scendi dal camerino convinta che ti chiamano per entrare, già sei preparato al fatto che stai per entrare. Alla fine invece devi aspettare un po' perché ci sono gli spazi pubblicitari, un po' perché ci sono altri ospiti come ieri, altri ospiti che come Crozza, come tutti, giustamente. Però quando ti chiamano e ti dici sei quinta, sei, prima di te c'è quella, tu scendi e invece poi ti tocca sederti e aspettare. E quella è la cosa peggiore, perché quando sei concentrata al fatto che stai per andare, vorresti andare, no? Ecco. Parliamo invece di cose belle, la serata delle cover, questo omaggio a De Gregori. Sì, è una canzone che amo molto, come tante canzoni di De Gregori che ho cantato in questi anni. Una canzone che amo molto e mi ci ritrovo molto, perché credo che, insomma, a volte patisco delle critiche perché canto con quello e perché hai cantato con quell'altro e perché sei andata a Sanremo e perché tu vai da quei talent, canti con quelli dei talent, come se noi appartenessimo a una casta privilegiata che non si può sporcare, noi più grandi, diciamo, quelli che più anziani, quelli che hanno passato
stanno passate attraverso i cantautori. Cioè, alcuni, per alcuni noi dovremmo vivere nell'Olimpo e non sporcarsi con... E allora, siccome questa canzone c'è una frase che dice sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai, in fondo io sono sempre la stessa. Non è che sono diversa se vengo a Sanremo, se vado qua o se canto con chi, io sono Tizio e Caio. E allora questa canzone ho deciso di portarla perché in fondo era una risposta in musica a tutto questo, a volte questo, come dire, queste polemiche sterili, inutili che vengono fuori. Prima di salutarci mi è piaciuta molto una tua dichiarazione: se dovesse vincere un giovane sarà un bellissimo trampolino per una bella carriera, se dovessi vincere io non farò come Bob Dylan. Ah no, no, io vado lì, mi prendo quella palma con quel neone, l'ho visto prendere a tanti altri, se dovesse succedere non mi dispiacerebbe, però non sono mai venuta né allora né oggi con il pensiero di vincere Sanremo. Devo dire che non l'ho mai vinto, anzi non sono stata mai neanche tra i primi cinque, però le mie canzoni onestamente sono rimaste, per cui a me interessa se questa canzone rimarrà, fatela arrivare anche decima, dodici, non mi interessa. Io so in cuor mio che questa è una bella canzone e questo mi basta. Ed è per questo che appunto sei qui a Sanremo. Noi ti ringraziamo tantissimo, se puoi grazie. Salutare gli amici di Radio Bruno. Radio Bruno, ciao! Un bacio. Grazie mille a Fiorella Mannoia. Grazie, grazie a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.